Ma saranno 2 giornate intense in cui passeremo il testimone dell'Oscar italiano del cicloturismo alla prossima regione che conosceremo dopodomani. È un importante evento perché ci gratifica del riconoscimento ottenuto l'anno scorso con la Via Verde della Costa dei Trabocchi. L'Abruzzo ha 130 km di costa che rappresentano comunque il core business del turismo abruzzese, ma è evidente che quello del cicloturismo, del turismo del lento, del trekking rappresentano un valore aggiunto per il mercato turistico abruzzese. I dati in nostro possesso ci confermano che sarà una stagione estiva con numeri importanti. Ovviamente, i numeri più importanti li faremo come al solito sulla costa, ma anche l'interno, le zone montane. Vorrei ricordare che purtroppo il turismo montano, il turismo invernale è stato totalmente azzerato dal Covid, ma c'è una grossa riscoperta appunto del turismo lento e sostenibile, la scoperta dei borghi e di tutto il nostro patrimonio enogastronomico e comunque abbiamo dati molto incoraggianti.